Buongiorno papagini e benvenuti in questo nuovo, nuovissimo video. Ok, ho fatto ancora un po' di assenza, è vero, è giusto, ma perché ho avuto da fare un po' di cose, quindi diciamo che ci sono un sacco di novità, che ovviamente non vi sto a raccontare adesso, ma comunque alcune ve le racconterò o durante la giornata o più avanti, ok? E perché non voglio correre, così così. Quindi niente papagani, questo qui sarà un video vlog principalmente, perché voglio dedicarlo appunto a un vlog, essendo che è tanto che non ci vediamo, tanto che non parliamo e che non passate una giornata con me. Quindi oggi sarete tutto il giorno con me. Sono le 9:30 di mattino e volevo iniziare la mia giornata presto, perché ho in mente di fare un po' di cose, voglio includere nel video vlog questo, anche la mia routine, diciamo, la mattina, come mi lavo la faccia, che prodotti uso, i capelli, poi voglio farmi la doccia e mostrarvi magari come decido di farmi i capelli, i prodotti che uso anche lì. Ecco, questa tipo, diciamo, la pamper routine. Poi voglio fare anche verso l'ora di pranzo o comunque durante tutto il giorno, anche perché essendo che è vlog, quindi riprenderò dalla mattina fino alla sera il what I ate in a day. O comunque cercherò di ovviamente non fare un video vlog lunghissimo che duri 20 minuti, però volevo rendervi partecipi in tutta la giornata. Quindi se vedo che comunque poi il video inizia ad essere un po' troppo lungo, ecco, magari divido i video e invece di caricare un vlog con dentro Get Ready With Me, Pamper Routine, What I Ate in a Day, cose così, magari faccio un video vlog più alcune cose e un altro video magari lo metto da parte, quindi saranno due video caricati. Mi sta venendo anche un crampo. Quindi così papagaio, io vi do il benvenuto in questo nuovissimo video. Spero assolutamente che vi piacerà, che vi farò compagnia, che starete bene a vedere questo video, ecco. Direi di dare il via alla giornata. Ok papagheni, questa è la mia colazione. Ovviamente non può mancare la tazzina di caffè, perché sennò senza non si inizia bene la giornata. Perché il caffeinomane mi può capire. E niente, questa è la mia colazione. Sono due fette di pane integrale tostate con un pomodoro tagliato a fettine, dell'olio, olio extravergine di oliva, origano e sale. Diciamo che io sono fatta per la colazione salata e quasi mai per quella dolce, quindi in caso dovessi mai scegliere comunque scelgo sempre o l'uovo o il pane tostato così o i cereali, quelli integrali, diciamo i classici. O se no, in caso proprio non ci fosse niente, che devo scegliere appunto qualcosa che è dolce, magari scelgo lo yogurt. Ovviamente durante la colazione io prendo sempre una pastiglietta di vitamina C e rosa canina, perché dà una carica formidabile. Diciamo, per caricarsi durante il giorno, per non sentirsi stanchi, affaticati, diciamo, per affrontare la giornata al meglio, ecco, io consiglio assolutamente questa. Ok papagheni, questi qui sono i miei tre prodottini che uso solitamente al mattino. Questo per pulire il viso, della Nivea Pore Effect Clean Deeper, gel scrub quotidiano per una pelle pura ed un effetto matte, aiuta a prevenire brufoli e punti neri per una pelle pura e uniforme, con estratto attivo di magnolia, non so se si pronuncia così, correggetemi per favore, e microsfere purificanti. Buonissimo, ve lo consiglio. Poi, essendo che non ho per ora la crema viso, perché l'ho finita, sto usando momentaneamente questa crema corpo idratante con le proteine del latte Nidra. E ovviamente non può mancare il mio lavello. Mentre per lavarmi i denti sto usando questo. Devo dire che mi ci trovo veramente tanto bene. Ve lo consiglio. Lo trovate all'INSS se volete.
Paghini, eccomi di nuovo fra voi. Che bel sorriso mentale. Sì, allora, come avete visto prima, quella lì è la mia routine, diciamo, la mia pamper routine, che solitamente si svolge appena finita la colazione. E, che dire, lo scrub, come avete visto, non l'ho ovviamente passato negli occhi, perché anche dietro, se voi l'avete provato, comunque andate a vedere nei supermercati, nei negozi in cui lo vendono, leggete che dice di passarlo in tutto il viso a parte il contorno occhi, quindi ovviamente io lo evito, tanto poi comunque lo sciacquo con l'acqua o col sapone, diciamo, quelle cose lì. E diciamo che comunque al mattino l'occhio, essendo già pulito perché è stato struccato la sera prima, non necessita sapone o cose così. Quindi appunto per quello sto usando quello scrub. A parte che mi ci trovo benissimo, perché a parte lasciare la pelle morbida, pulita e cose così, non lo so, mi ci trovo proprio bene. Quindi ve lo consiglio. Per il resto ho iniziato già a mettere a posto, ho fatto camera, ho messo a posto anche qui la cucina, devo fare il pavimento, andare a pulire le altre stanze ovviamente, faccio una lavatrice, poi come vedete alle mie spalle, qui, no, qui, scusate, guardavo nella telecamera, no, qui, è il mio, diciamo, studio che sto facendo adesso perché mi serve, diciamo, vi racconterò meglio. Ma è basato soprattutto sull'economia aziendale amministrativa, contabilità, perché sapete che io mi sono diplomata appunto in un tecnico servizi in impresa, ho preso il diploma in economia aziendale amministrativa e quant'altro, ok? Quindi sto ripassando, insomma, mi sto facendo un quaderno in cui sto scrivendo tutta la teoria e pratica, tipo c'è la teoria di una parte, esercizi su quella teoria e così via, ok? Poi ovviamente ve lo farò vedere perché adoro, a parte che io non lo so, mi faccio gli autocomplimenti e scrivo bene, sono ordinata, mi piace tantissimo come scrivo, quindi sì, sono contenta e voglio farvi assolutamente vedere il più presto. Quindi sì, Papageni, quello lì praticamente è diciamo tutta la parte teorica e pratica di contabilità, ok? L'azienda, diciamo, l'organizzazione, tutte quelle cose lì sono racchiuse in quella. Perché a mezzogiorno e 20 ormai ho imparato io a leggere il mio rotello e solitamente arrivo sempre a mezzogiorno e 20 e ovviamente devo preparare il pranzo, quindi direi che bando alle ciance, continuiamo. Ok, Papageni, questo è il mio outfit di oggi. Maglia ovviamente un po' stropicciata. Però vabbè, tanto sapete che addosso poi si stira la roba. Vogue. Leggings neri. Hogan. E ora mi fa maquillare. Volevo includervi anche il video make-up. È solo che è quello che ho fatto nell'ultimo video caricato. Mi sembra Get Ready With Me. Quindi sarebbe inutile e allora ho deciso che vabbè adesso mi trucco, poi vi farò vedere come sarò truccata in modo molto molto semplice e alla fine poi caricherò un altro video, magari non so, domani, cose così, farò proprio un make-up a parte che sarà appunto dedicato solo a quello e sarà magari un make-up un po' più pensato, cose così. Quindi sì, Papageni, adesso mi vado a finire di preparare il mio fondotinta fantastico, perché dovete capire che ho preso due fondotinta, prima uno e poi l'altro, epic fail, cioè uno è più scuro, l'altro è più chiaro, mischiati alla fine fanno la copertura perfetta. Quindi sì, Papageni, ci vediamo tra poco. Ok. Questo è il risultato finale. Le sopracciglia. Ok, non riesco a farvelo vedere bene. Ma sono le mie, a parte ovviamente questa parte qui davanti, non è che l'ho presa in prestito, ovvio. L'ho colorata con il pennellino famosissimo che vi ho fatto vedere, perché sembra che ovviamente non ne ho, però mi sono fatta crescere tutte quante le sopracciglia, tutte. Quindi poi sono riuscita a dare una forma un po' più spessa, come vedete.
Meno male, perché sennò sembrava che ero senza. Cioè, già ne ho poche di mio. In più, come l'avevo fatte, era peggio, quindi ho fatto cascio tutto. Ma ecco papà, che in questo è il risultato finale. Make up semplice, ho messo la base, il burro di cacao, il mascara, ho definito le sopracciglia, basta, matita magari un po' nell'occhio, però sono pronte. Bene papagheni, eccomi tornata a casa, oggi sono uscita, non vi ho fatto vedere dove sono andata, non vi ho fatto vedere l'autobus, tutto quanto, perché comunque sono cose viste, strariviste, quindi non volevo, diciamo, annoiarvi, ecco. Quindi niente papagheni, sono arrivata a casa, ho passato una bella giornata, sono stata molto bene e adesso sono qui con la mia mamina che ci guardiamo un film sulla Rai 5, parliamo un po', chiacchieriamo, perché quando sono uscita di casa lei ancora doveva arrivare, quindi non ci siamo messi tutto il giorno, quindi adesso ci raccontiamo, parliamo, bla bla, poi ci facciamo un tè caldo e magari poi andiamo anche a dormire. Quindi sì, papagheni, direi che ci vediamo dopo con la tisanina o il tè caldo. Papagheni, volevo farvi vedere il quaderno perché adesso mi metto a fare un po' qualcosa prima di andare a nanna. Questo qui diciamo che è tutta la parte teorica. Diciamo che è pochissimo di tutto quello che c'è da sapere, ecco. Questi erano gli appunti, appunto, le scorciatoie. Stato patrimoniale, conto economico, IVA nostro credito, debito. E poi ieri mi sono messa a fare degli esercizi. Gli esempi, che appunto se è nota di credito bisogna ricordarsi che come si fa, bisogna metterla al contrario. Vedete? Attenzione, se è nota di credito è al contrario, vedete che è tutto bello in ordine, io amo proprio l'ordine, anche qui ho messo proprio il cartellino giallo, diciamo, il fogliettino, dicendo attenzione alle note di credito, va registrata al contrario. Qui vabbè, ho fatto un pasticcio, ma perché ero stanca, ho detto cavolo, colpa mia che io stanca mi sono messa a fare queste cose. Quindi qui appunto non ho utilizzato poi i mastrini, ma semplicemente sono andata a registrare in partita doppia. Ho fatto il calcolo dell'IVA, questo. Calcolo IVA, totale fattura. Diciamo, per chi non ha studiato questa materia, ovviamente sembra assurdo, difficile, però vi assicuro che comunque non lo ha, nel senso sono cose della vita. E se ci si mette un po' di impegno si imparano. Vabbè, io comunque ho sempre amato questa materia, quindi mi sono sempre trovata molto bene, mi sono diplomata con 10 in pagella, nel senso contabilità assolutamente parte preferita di tutto l'anno scolastico. Però sì, se vi piace comunque, per chi l'ha studiato e ci si è trovato, mi può capire. Per il resto, ovvio, poi va persona a persona, nel senso. Vedete la mia scrittura che vi dicevo come mi piace tantissimo. Bene, papagheni, basta. Ora mi faccio una bella tisana calda. Ok, papagheni. Io vi ringrazio per essere stati con me in questo nuovo video. Spero che vi sia piaciuto, che vi abbia fatto compagnia, che vi abbia fatto piacere vedermi e sentirmi dopo un po' che avevo fatto assenza. Quindi sì, direi di darvi la buonanotte e ci vediamo assolutamente domani o massimo dopodomani con un nuovissimo video. In più uscirà un video speciale, ma non ve lo dirò perché ci sto ancora pensando. Quindi direi che su questo video vi tengo in suspense e magari vi farò anche la sorpresa. Però sull'altro video che parlavo prima, dicevo sul make up, cose così, essendo che voglio che sia un po' più preparato, magari faccio un get ready with me più outfit, in modo che sia un qualcosa un po' più carino, ecco, perché comunque il mio make up l'avete
avete visto è sempre il solito, quindi non mi va di farmi un video ripetuto altre volte. Quindi sì, domani preparerò quel video, ve lo caricherò ovviamente nella giornata stessa o all'indomani. Quindi sì, buonanotte.